Social Podcasting, Your Digital Friends. Le letture di Marta. Love is in the air. Love is in the air. Amici di Social Podcasting, ben ritrovati. Oggi si sarà capito, l'amore è nell'aria. Come cantava questa famosissima canzone, e voglio dedicare proprio tutta la puntata all'amore. Oh, questa cosa meravigliosa, questo sentimento supremo di questo mese di febbraio che ne è invaso. E perché? Perché mancano pochissimi giorni a San Valentino, il giorno più romantico dell'anno. E allora ho pensato che fosse veramente il caso di dedicare una puntata all'amore. Ci sono tantissimi libri d'amore. Quando ho pensato di sceglierne proprio uno, no, che potesse un po' raggruppare tante tematiche sentimentali per fare questa scelta, mi sono trovata un po' in difficoltà. Perché quasi tutti i libri in realtà parlano d'amore. L'amore è il motto di qualsiasi cosa, anche nel male, anche nell'odio. L'amore che manca, l'amore che c'è, l'amore soffocante, insomma, tutto parte da un motto d'amore. E quindi mi è venuto in mente che dedicare questa puntata a un libro, un solo libro d'amore, mi sembrava un po' limitante. Per cui ho pensato di parlare di un libro che racchiude sì poesie, quindi non storie, ma che può raccontare l'amore in diverse fasi, lasciando poi a voi invece narrativamente parlando la scelta di leggere quello che volete rispetto all'amore, perché poi ognuno dell'amore ha le sue sfumature più ampie, più delicate o più potenti, per cui non volevo rappresentare l'amore in un solo libro anche per questo. Quindi invece il libro di cui vi voglio parlare è un libro interessante anche perché parte dall'amore, perché mi è stato appunto regalato il giorno di San Valentino, già di qualche anno fa, da quello che era insomma il mio fidanzato, e si chiama proprio Love Book, le più belle poesie d'amore di tutti i tempi. Come non parlare d'amore attraverso questo, cioè tutte le più belle frasi, dediche che gli autori più famosi del mondo hanno espresso. Quindi, parlando proprio di amore, io volevo rappresentare l'amore così. Come vi dicevo, il libro è interessante perché ha diverse fasi, cioè le varie poesie, aforismi, riflessioni che sono stati fatti sull'amore in questo libro vengono così suddivisi. L'invito all'amore, quindi è proprio quest'amore che ti chiama, che ti trascina, la dichiarazione, quando decidiamo di dichiararci, che è meraviglioso, la bellezza, perché l'amore è bellezza, la passione, perché la passione domina ogni nostro atto d'amore, l'amata e l'amato, quindi le dediche che noi facciamo all'altro, il desiderio è quello che ci lega, no, a questa idea di amore. Noi bramiamo, desideriamo, vogliamo l'amore, i sensi, perché amiamo con i nostri sensi, con tutti quanti, non c'è un senso che non volga all'amore. Ci sono i duelli d'amore, il trionfo dell'amore, i sogni, le immagini, il ricordo, lo struggimento, il tormento, e poi si va quasi verso l'epilogo dell'amore, l'assenza, l'amore con la morte, in memoria e l'addio, perché si sa che ogni amore può anche avere un addio. Ma oggi non parliamo strettamente di questo, parliamo dell'inizio dell'amore. L'amore ha qualcosa che ha a che fare tanto con il rosso che domina questa giornata di San Valentino,
E a proposito di rosso, io adesso vi cito Ungaretti con questa meravigliosa poesia che è, pensate, del 1966. Sei comparsa al portone in un vestito rosso, per dirmi che sei fuoco che consuma e riaccende. Una spina mi ha punto delle tue rose rosse, perché succhiassi al dito, come già tuo, il mio sangue. Percorremmo la strada che lacera il rigoglio delle selvagge altura, ma già da molto tempo sapevo che soffrendo con temeraria fede l'età per vincere non conta. Era di lunedì. Per stringerci le mani e parlare felici, non si trovò rifugio che in un giardino triste della città convulsa. È meravigliosa, vabbè, Ungaretti è Ungaretti, ma questa mi piace particolarmente perché è travolgente, proprio. Ti trascina, c'è questa caratteristica appunto che l'amore rende speciale qualsiasi cosa, che sia appunto un lunedì banale, un giardino triste di una città, è ciò che ci anima, è appunto il desiderio e la passione che si ha verso l'altro, che quasi colora, tinge ogni nostra sembianza, ogni nostro luogo. È l'amore che ci anima, è l'altro che ci rende speciali. Quante volte si dice tu per me sei casa? Ecco, mi piace pensare che questo libro sia una casa dell'amore. Qua potete trovare tutte le sfumature dell'amore che avete provato, che avete sentito o che state provando. L'amore che strugge, l'amore che sfugge, l'amore che ritorna. E l'amore che invece non ci abbandona. Quante storie d'amore sono state infinite, quante anche se finite non lo sono mai. Quanti in questo momento, quando mi stanno ascoltando, dicono io amo. Perché magari state amando voi stessi, perché magari state amando quella persona che non sentite più o che è distante per questa pandemia, ma che è dentro. Vi gestisce quasi l'umore, vi scatena l'emozione e le poesie sono questo, sono le fugaci sensazioni che ci dominano in ogni istante, in ogni storia d'amore che noi rappresentiamo, che noi viviamo. Quanto noi amiamo sempre, costantemente, rifletteteci, perché prendiamo San Valentino per avere questa giornata per declamare l'amore, ma noi non smettiamo mai di amare, mai. Pensateci quanto l'amore è presente. E le poesie che, di questo libro, che è di Oscar Mondadori, che vi consiglio, è veramente una finestra per potervi leggere. Quando non avete parole, perché amate così tanto che vi sembra che tutto sia minore di quest'amore, o quando vi sentite così soli perché nulla sembra così importante come l'amore, questo libro vi dà le parole che vi mancano, vi apre il cuore, vi fa uscire fuori quelle sensazioni che volete dire sempre, in ogni istante. E adesso passiamo alla prossima poesia. Devo paragonarti a una giornata estiva? Tu sei più incantevole e mite. Impetuosi venti scuotono le tenere gemme di maggio e il corso dell'estate è fin troppo breve. Talvolta troppo caldo splende l'occhio del cielo e spesso il suo aereo volto è offuscato e ogni bellezza col tempo perde il suo fulgore, sciupata dal caso o dal corso mutevole della natura. Ma la tua eterna estate non sfiorirà, né perderai possesso della tua bellezza, né morte si vanterà di coprirti con la sua ombra, poiché tu cresci nel tempo, in versi eterni. Finché uomini respirano e occhi vedono, vivranno questi miei versi e daranno vita a te. William Shakespeare.
Shakespeare non poteva mancare nella giornata dell'amore, eh? Il caro vecchio William. Ecco, questa racchiude un po' quello che io vi stavo dicendo. Finché si vive, anche oltre questa vita, il senso di eternità che l'amore ci dà. Perché l'amore è l'eternità. È veramente un moto che ci spinge a vivere tutto. È la nostra esistenza, il nostro scopo. E questo giorno vorrei che fosse veramente dedicato questa recensione, non recensione di oggi, all'amore universale, all'amore che può veramente rappresentare tutti, a qualsiasi tipo di affetto, di distanza, di fidanzamento, di matrimonio, di relazione. Di uomini con uomini, di donne con donne, di rapporti di affetti che vanno anche oltre il lato umano, a chi ama un cane, a chi riesce, nonostante tutto, ad amare se stesso ogni giorno. Io vorrei che fosse questo e che in un libro, un solo libro come questo, voi potete e possiate, non solo voi, noi, diciamo noi, trovare sempre questa costanza dell'amore, perché un amore vero, un amore sano, non è mai sbagliato, da nessuna parte vada, verso nessun orizzonte o persona o sesso, non è mai sbagliato. Anche quando avete finito una storia, ma continuate un affetto, è giusto che sia così, è giusto sentirsi in questo modo. L'amore, ripeto, l'amore sano non è mai, mai sbagliato. Perciò, cari innamorati, amate. E, nonostante io sia amante dei libri e di libri parliamo, vi voglio lasciare con questa frase di Honoré de Balzac. Una notte d'amore è un libro letto in meno. Alla prossima. Social podcasting, your digital friends.